Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino perché abbiamo tante, tante, tante belle novità. Allora, oggi facciamo una bella giocata intanto in partenza direttamente con voi, quindi non ho fatto né torneo né evento nuovo ieri sera, quindi partenza pulita, quello che succede succede, se droppiamo droppiamo, se facciamo punti facciamo punti, quindi ciccia, andiamo avanti. Allora, cose carine che stanno arrivando. Ovviamente qua mi si è mischiato tutto, vero? Sì, vai così. Allora, ho delle immagini molto carine da mostrarvi di un nuovo evento. Ovviamente qua andiamo a levare le cose che non c'entrano. Queste sono delle immagini del nuovo Tycoon Race che non sappiamo ancora quando arriverà. Ovviamente, come vedete, l'evento è totalmente diverso anche come forma sulla mappa. Sarà da prendere una squadra, da creare una squadra che parteciperà a delle corse. Ovviamente i punticini, come vediamo sopra la mappina sul tabellone, si prenderanno sempre intorno al tabellone. Quindi passandoci sopra ci sono delle bandiere a scacchi, appunto classiche del Tycoon Race in questo caso. Vediamo un primo premio che si può leggere di 2700 dadi e comunque una wild card. Per adesso questo è un evento che noi non possiamo ottenere. Volevo vedere un attimo se c'avevo l'altra immagine del race. Mi sembra che l'avevo messe. Eccola. La cosa. Collect per preparare la race 1. Ok, ci stanno anche delle varie. Ecco qua come funziona. Crea la tua squadra per competere in un championship multi-race. Quindi più corse, un torneo a più corse. Quindi ci stanno delle corse di automobili, presumo. Ok, roll per collezionare le bandierine, usale per Dice Popper to Race. Ok, quindi che cos'è Dice Popper? Per far scoppiare i dadi nella corsa? Completa i giri per guadagnare i premi. Scegli i tuoi reward in modo corretto. Quindi vuol dire che ci sarà pure la possibilità di scegliere i ricavato, le ricompense dalla corsa. Ok, guadagna medaglie ogni corsa e la squadra che otterrà più medaglie vincerà il gran premio. No, questa è bruttissima. Regà, l'evento che non vincono tutti il gran premio, lo vince solo chi arriva primo nelle medaglie. È pazzia. Ok, allora è divertente perché diventa parecchio competitivo, però se scegli persone che partecipano con te, non è detto che vincano, quindi ci sarà pure da giocare contro. Ok, questa cosa ci intriga tanto. Allora, questo evento potete già provarlo se siete pratici. Io non lo farò perché non ho più il Facebook collegato, perché attualmente questo evento si trova esclusivamente nelle Filippine. Quindi dovete sapere utilizzare ovviamente una VPN. Dovete avere collegato Facebook al vostro account di Monopoly per non perderlo, perché ovviamente dovete prendere un Monopoly pulito, entrare con la VPN dalle Filippine e poi agganciare il vostro account Facebook. Ma facendo così c'è anche il rischio che se sbagliate con la vostra lista amici potreste perdere i dati. Quindi io vi consiglio di non farlo, aspettiamo insieme che esce sul nostro, perché tanto se è stato creato esce. Quindi vuol dire che ci sarà un prossimo evento interessantissimo, diverso finalmente anche dagli altri. Perché in pratica nelle Filippine attualmente è uscito questo evento al posto di quello degli scavi che abbiamo avuto noi. Quindi tanta, tanta, tanta roba. Ok, andiamo avanti. Lucia Libre, piccola correzione sul torneo di oggi. Ieri vi avevo detto che era soltanto 8.000 dadi il premio finale, invece no, è 8.000 dadi. Più bustina. Cioè, non è la bustina cicciotta, ma comunque c'è una bustina. Cioè, sono pazziti, ragazzi. Cioè, stanno a dare un torneo con 20.400 dadi sopra. È pazzia. Cioè, è pazzia veramente. Ok. Poi, dal nostro grandissimo Telegram, Monopoly Go News, che trovate qua sotto in descrizione se volete andarli a trovare, come sempre. PEG in arrivo. È in arrivo l'evento del robottino PEG. Fonti rilevano che farà il suo esordio il giorno 9 maggio, cioè domani, quindi domani ci avete il PEG. Scusate, sicuramente vi ho sbattuto sul microfono. Gettoni sostenibili dall'evento a tappe, dal regno, da regalo giornaliero, dal negozio e dalle missioni giornaliere. Ok, andiamo avanti. Eventi 8 e 9, come vi piace a voi sempre, da questo Telegram che abbiamo nominato prima. Busta ruota 15-21, mega rapina 15-21, parcheggio gratuito. Quindi oggi pomeriggio 15-15, che significa 15-15? Che se può prendere solo alle 15, devi stare alle 15 là.
Boom, adesivi, durata 20 minuti, ok? Quindi, preciso. Poi abbiamo alle 21, alle 3, boost ruota, durata 30 minuti. Comunque, il boom adesivi è molto importante. Peccato che io gioco di mattina. Spero di non prendere tutte le bustine allora oggi. Allora, poi abbiamo il 9, mega rapina, durata un'ora. E 3-9, parcheggio gratuito, ovviamente in orari improponibili. Probabilmente proponibili per chi va a scuola e magari se fa quei 40 minuti di pullman. Devo ringraziare delle persone, ovviamente Paolo, ovviamente Akeful TF, oddio, non riesco a leggere bene perché è molto piccolo. Poi sì, quella è Cosette, Concetta, perché la macchina gialla e non rossa. E l'altra persona adesso non capisco chi è. Comunque ringrazio tantissimo perché mi avete dato due carte che mi mancavano. Addirittura Viper Rock è diventata doppiona. E quindi andiamo più avanti al completamento della nuova collezione. Non della nuova collezione, della seconda volta della collezione. Perché la prima già l'ho fatta. Allora direi che andiamo in gioco. Andiamo a fare questa partita a rischio e pericolo. Come piace a voi. Tanto so che vi piace vedere strippa a Mordug che perde roba. Allora, bustinina. Doppioni zero. Cioè, no, doppioni zero. Doppioni sì, ma non quelli buoni. Allora, ho fatto tutti i giorni. Quindi va bien così. Proseguiamo. Intanto mi devo andare a prendere pure i premi giornalieri, perché avete ragione, io mi li vado a perdere sempre per Diana. Allora, c'è Largo alla Lucia Libera. Ah, c'è pure il cappellino nel torneo, è vero. C'è anche questo premio, quindi tanta roba, raga, tanta roba. Allora, intanto prendo i premi gratuiti, perché come al solito mi hai detto, manco stavolta l'hai presi. C'hai ragione, son pirla, perché io li levo sempre di mezzo, perché mi stanno in mezzo alle scatole quando apro velocemente il gioco. E li levo e rimangono lì all'angoletto. Poi non li guardo più, non vedo più sto benedetto cerchietto, perché tanto io non me li calcolo, ci sono i cerchietti che rimangono della vita. E allora non me ne accorgo proprio. Allora, cronologia, ho visto che qui c'è uno scambio con Marco, ma non c'ho carte così alte da scambiarti, Marco. Dopo vediamo, se me ne dovesse capitare qualcuna in partita, te la provo a mandare e vediamo se accetti, anche perché mancano 3 ore. Ok, intanto fammi cancellare tutti gli altri, perché tanto sapete io non accetto gli scambi in quella maniera. 5 ore per finire vincite veloci. Adesso lo finiamo 100-100. Torneo nuovo 2 giorni. Attivo ieri. Quindi ancora manca. Largo alla Lucia Libre, che dura 1 giorno e 7 ore. Perché è un evento 2 giorni per avere 8.000 dati. Quindi è pure abbastanza corto. E direi di cominciare subito la giocata. No, potevo andare poi sulla cassa community. In verità, io la farei dopo la cassa community. Dai, così la incicciottiamo. Speriamo di incicciottarla. Sì, però un punticino, ce lo potreste pure prendere, eh? Abbiamo fatto già 200, già 2 vuoti. Giusto per. Ok, qua bustina l'abbiamo presa, sì. Quindi non ce la dà, va bene, ovviamente. Cominciamo benissimo, ma male nello stesso tempo, con una bella distruzione che non sappiamo dove andare. Allora, vediamo un po' se Kaia ci sta. Se no, proviamo ad andare a vedere dai nostri soliti ragazzi. Qualcuno di voi mi aveva detto che c'aveva l'account lo stesso per attaccare. Se mi dice il nome, a me mi dà una grande grazia. Almeno ho più probabilità e più scelte per poter attaccare, non solo durante le registrazioni, ma anche durante il periodo di farm. Anche perché, visto che non ho più l'account Facebook, andare a creare un altro account di Monopoli per me è rischioso, quindi non vorrei rischiare. Kaia è senza scudi. Grande, grazie, gentilissimo. TBB. Ok, 400 punti pulitissimi. Visto che non ci sono eventi, ci dovrebbe stare per 1000 a secco. Quindi abbiamo un per 1000 attivo. Ok. Vediamo un po'. No, non siamo arrivati al per 1000. Non c'è il per 1000. Mi sono perso qualche cosa? Ci stanno i dadi qua giù. Non hanno messo il per 1000 nel torneo 2 giorni? O l'hanno messo più in là? Oddio. Ora mi è venuto il dubbio. Se non abbiamo il per 1000 là, dove l'andiamo a prendere? Nell'evento c'era? Sì, aspetta, nell'evento ce l'ho tanto. Dov'è? Dove sei? Ma no, questo è il peg, mi sono perso l'evento. Lucia Libre. Il primo per 1000 è alla soglia 21. No, sono bassissimi, ci mettiamo una vita, arrivarci. Vabbè. Proviamo, 4-1-5, ovviamente liscio tutto perché io mi impegno a lisciare le cose. Stazione, una rapina. Buona, buona, buona. Vediamo un po', banconote e te pareva. Però, grazie Sere, molto gentile. Vai così, vai con Libre. 1200 punti, ovviamente è un torneo a 2 giorni. Mi sono anche dimenticato. Ecco il per 1000. Ci sta, ci sta. Ci sta, ma per 1000 non lo giocherei. Io lo giocherei per 200. Anche perché è un 5 minuti. Quindi non mi sembra il caso di esagerare. Anche perché poi se si attiva quello del largo alla Lucia Libre. Oh, guai. Allora, proviamo
Proviamo per 200, dai. Giocata per 200. 5, 6, 7 imprevisto. Un po' triste. Ok, 6. Prison. No, armor. Va bene. Ok, un'altra station. Andiamo tutto su stazione. Peccato che è un torneo a 2 giorni, quindi le distruzioni ovviamente non fanno ciccia. Però a per 200 qualcosa dovrebbero fare lo stesso, perché andiamo da Gaia, prendiamo un bel 800 sul torneo a 2 giorni. Ok, il problema è che mi potrebbero superare tutti, perché tanto i fuffaroli si mettono un po' di più di tempo in confronto ai tempi precedenti, alle volte passate, ma ok, distruggiamo. Grazie Gaia DVB. Allora, facciamoci questa stazione. Ovviamente dollarini, ovviamente dei dadi. Va bene, i dadi non ci fanno schifo. Beh, un po' pochi, insomma, proprio quelli che ho usato ho ripreso. Però almeno andiamo avanti sul torneo. Vi rendete conto che Lucia Libre mi sa che non l'abbiamo proprio toccato? È pazzia, stiamo lisciando il Lucia Libre da tutta inizio partita, seriamente? Ma dai, non è possibile, raga. Cioè, è pazzia, davvero. Stiamo lisciando il Lucia Libre da inizio partita. E questa è una cosa greve. È fatta apposta, dite la verità, dite la verità. Ok, abbiamo preso Lucia Libre, alleluia, 400 punti visto che è 200 per. Ok, dai, un po' dei punticini. Saliamo un pochino. Il problema è che per 10 minuti per 1000 ci arriviamo con attimo così. 480 dadi, quindi abbiamo recuperato una parte di quelli usati. Tantissime bustine che per ora sono tutte doppioni una. Per forza, perché sono piccole. È rarissimo che queste piccole diano 4 o 5 stelle. Capita, però è raro. Hanno una percentuale bassissima. Ehi, quante bustine eravate? Ok. Abbiamo finito anche l'altro step. Altro Lucia Libre. Ovviamente, dadi. Ale. Quindi ritorniamo nella nostra media. Sto arrivando al cappellino. Alla pedinozza. Olè. Se piace. Vai, sta lì, eh. C'abbiamo già il cappellino a prima botta. Stiamo sprecando un po' di dadi, ma noi non ci frega una mazza perché noi siamo matti. Non è vero, sinceramente mi frega dei dadi, però mi deve pure capitare un po' di fortuna ogni tanto. Tipo un bel raddoppio 3 per 200 su 600 dadi, non ci fanno per niente schifo. 6 e 1, 7 nel vuoto cosmico, 6 e 2 stazione. Allora, sto prendendo più stazioni che Lucia Libre. Da una parte è buona, da una parte è un problema perché abbiamo troppe distruzioni. Che le distruzioni non fanno salire bene il torneo a 2 giorni. Devo sperare di stare in una lobby di persone basse di livello, che magari non riescono ad arrivare alti su quel torneo e io posso pompare magari tra oggi e domani un pochino e impegnarci un po' di più. Vi è bastata la puntata di ieri, ragazzi, con il potenziamento, con i dadi recuperati, con un po' di situazione? Ovviamente era corto, era piccolino, non è come questo che magari viene più cicciotto, che ci stanno anche tante belle notizie nuove oggi. Ma ce ne stanno delle cose. Ah, ecco, una cosa che volevo chiedervi. Voi ci avete mai giocato a quel gioco solo Leveling Arise? Che è uscito sopra Play Store? O ci state giocando? Me lo dite gentilmente? Perché volevo rifare un proviamolo, perché io il proviamolo l'avevo già fatto. Però visto che è uscito ufficiale su Play Store, magari potrebbe essere una buona idea, visto che era il primo internazionale. Prima che uscisse su Play Store già era primo. Nuova pedina! E Lucia Libre. Scusa. Anche se il capibara mi piace di più, rimetterò. Domani rivedrete il capibara, perché il capibara è bellissimo. Mi spiace. Adoro il capibara, proprio come animale, quindi adoro pure la pedina. Allora, 6 e 6, dai, un altro Lucia Libre, no? Armor. Ok. Vai, niente, lisciamo il Lucia Libre con grande amore. 6 e 1, 7. Guarda che... Ah! Cattiveria. Si chiama cattiveria dalle mie parti. Allora, 3 e 1, 4. Niente, sto lisciando tutti i Lucia Libre. Le stazioni intanto le prendiamo. 3, 4. Guarda. Dai, fatta apposta. In mezzo preciso. Dai. Dimmi che mo non è fatta apposta. Mannaggia. Ok, 4, 1, 5. Guarda. Dai, non mi puoi dire che non è fatta apposta. Ok, sto per 200. Sta per finire. Allora, io vorrei rischiarmelo un tirino, eh. Vai, un per 1000. Ovviamente liscio tutto il comodo. Altro per millino, dato che siamo pazzi. Ultimo per 1000. Però qua non c'è sta niente. Mamma mia, che tristezza. No, non lo faccio. No, 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 no. Se era una buona posizione, un altro per 1000 lì l'avrei tirato. Ma c'è il vuoto cosmico, raga. C'è il vuoto cosmico. Cominciamo a rigiocare in maniera normale. Un po' dei dadi giornalieri li abbiamo persi a sbuffo perché ci piace.
Anche perché tanto poi arriva l'altro per 1000, cioè se andiamo adesso avanti nell'evento largo alla Lucia Libre, è un attimo a droppa. Ok. 6 e 4, ovviamente nulla cosmico. No, un Lucia Libre 200. Ok, ovviamente qua nulla. Come ci dispiace. Dai, vabbè, due Lucia Libre mi piace, però due. Ok, lì c'è quello che aumenta i soldi, che a noi non ci servono a niente perché mi sa che non hanno abbassato i costi. Mi fate controllare un attimo? Hanno abbassato i costi! Ragazzi, hanno abbassato i costi. Ragazzi, altra notizia importante, hanno abbassato i costi per costruire. Sì, che bellezza, dai. Oggi costruiamo, forse. Dopo facciamo il conteggio, anzi, facciamo subito il conteggio, visto che siamo scemi. Facciamoci una media immediata, anche perché c'è soldi a profusione, io ho in mano. Allora, 38 per 112. Fatemi 38 per 112. 38 per 112. 4, 4 trilioni 265. Se ci arriviamo, oggi costruiamo e facciamo tabelloons. Che bellezza! Oh, un po' di aria fresca, yeah! Allora, 6 e 6, 12 sei un po' cattivo. Ovviamente, su tasse. 6 e 4, 10, sei cattivissimo perché andiamo su affitti. Oh, guarda, la cattiveria di sto gioco, quando si impegna. Oh, una bella station. Dammi una rapina. Una rapina adesso, con soldi a profusione. Buono, raddoppiamo i soldi. Ovviamente dipende, 710. Beh, se prendo tre anelli, 710. Ok, diciamo 500. 875, dai, 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 dai. Possiamo arrivarci. Se nessuno mi attacca a sbuffo mentre stiamo registrando, ce la possiamo fare. Possiamo andare avanti nel nostro gioco. Allora, bustina, ovviamente che adesso è media. Che ormai abbiamo un certo livello. Ok, proseguiamo. 6 e 5, porca miseria, enorme. Sprecatissimo. Oh, vabbè, ma che è sti 6 e 5? E basta. Cioè, i tiri più rari della storia che mi escono come fossero acqua colorata. Ok, proseguiamo. 6 e 1, 7, liscio cosmico. 6 e 3. Imprevisto, stazione, va bene. Dai, un'altra bella rapina. No, chiedo troppo da un torneo 2 giorni. Doppia rapina sarebbe, non magia, sarebbe pazzia. Anche se qualche volta mi è capitato, eh. Devo ammettere che mi è capitato. Kaia. Andiamo da Kaia, andiamo a salutare Kaia. Allora, ovviamente oggi io, raga, al pomeriggio gioco perché ci sta quell'evento che avete visto prima. C'è quello lì delle bustine. Quindi per andare avanti in entrambi, in evento e torneo, io andrò avanti, eh. Ve lo dico subito perché a Monopoli o giocate negli orari importanti o vi perdete un sacco di dati. Questo è sempre un consiglio che vi do. Segnatevi tutti gli orari degli eventi, vedete gli eventi come combaciano per migliorare il rientro. Ok? Perché se non migliorate il rientro e andate solo in perdita, il gioco alla fine vi lascia senza dati. Quindi dovete sempre controllare gli orari, gli eventi e vedere quale è comodo abbinare. Tipo ieri, quando vi ho fatto il video corto, vi ho detto: non vado a finire questo torneo perché? Perché? Perché se andavo a finire il torneo per 1800 dadi, che non ero sicuro di arrivarci, più 50, no, neanche, sì, 50 martellini che sono moltiplicabili per 320 dadi, magari usavo 1000 dadi, cioè non ha più senso. No, scusate se vi ho dato un'altra botta a sto paro microfono, oggi lo piglio sempre. Lo dico oggi. Sono molto con le mani mobili. La Kaia. Vediamo un po'. Ah, per chi fosse interessato, la visita ieri è andata bene. Sembra che non c'ho nulla di neurologico. Quindi sono sano. Sembro sano, poi sta a vedere. E poi vediamo che altro uscirà fuori. E le altre visite. Però sono ancora vivo qui, ancora per voi, a fare video. La mia pazzia. Trasmessa in video nel mondo con tante persone. Dire, come fai? Come fai? Mi sono abituato. Allora, 400 dadini, 350, niente eccezionale. Abbiamo recuperato una parte di quelli usati in questi giri. Ora ci sono dei 1000 dadi e comunque sono abbastanza coccolosi. Stiamo arrivando a 3 trilioni 290, quindi stiamo avvicinando ai 4 trilioni 200. Mi manca un trilione. Si può fare, si può fare tranquillamente. Bisognerebbe prendere qualche altra bella stazione rapina. Ho soldi a profusione, non farò a tempo perché vedo che già sta finendo, è un peccato. Però intanto dalle parti di contorno riusciamo a prendere robina, eh. Eccola, una bella station, dai, rapina. Vaffanbeccolo. Mannaggia, ci trolla con grande amore.
Salassino, io l'ho letto sto nome. Dove l'ho letto sto nome? Uno dei ragazzi a cui ho mandato carte? O che mi hanno chiesto carte nei commenti? Sei uno dei nostri, sicuramente. Ok, siamo a 20 minuti, ragazzi. Abbiamo fatto una giocata abbastanza media. Qualche punticino abbiamo fatto. Non ho sbloccato neanche il permesso. Cioè, non sono arrivato neanche alla 20ª soglia. Ho fatto più torneo che evento. Beh, allora, non sono tristissimo perché comunque è una buona giocata per iniziare. Va bene. Oh, guarda, liscio dei dollari lì. 4-3, ovviamente liscio tutti i Luchador. 5-4, forse uno lo prendo. Oh, ok. Dai, quei 1000 dadi li potremmo pure recuperare. È quello che volevo dire io, no? Recuperiamo, no? Ok, 6-2. Vai. Ovviamente perso alla grande. 6-3-9, dovrebbe andare su Luchador. Eccolo, il 10 minuti per millino. Pericolosino. Ok, potremmo pure azzardare, perché alla fine azzardiamo. Stazione. Station è tanta roba. Ovviamente sempre distruzioni, perché ti pare che mi dà la soddisfazione. Io c'ho paura di attivare i 10 minuti per 1000. Sarebbe un grande spreco, sarebbe un'allungata infinita del video. Lo so che a voi vi interessa perché vi piace, anche perché lo giocherò sempre a per 200, non voglio azzardare troppo. Il per 1000 è sempre troppo rischioso, raga. Poi già abbiamo fatto dei drop col per 200 iniziale, cioè manca solo che famo a per 1000. E tutti i dati che abbiamo guadagnato ieri ci rimangiamo con un attimo. Ecco, infatti la cosa dei monopoli è questa: quando te lasci trascinare, ti rovina. Ti rovina proprio. Quindi dobbiamo gestirlo in maniera concreta. 400 punticini, ovviamente, altro premio. Lì ci stanno bustine e dadi. Ovviamente è un torneo 2 giorni, quindi è pure abbastanza lungo. Ripeto, possiamo riprendere diversi dadi da largo, calibre, però ovviamente dipende sempre. Ok, 4, 1, 5. Dollarini. Vabbè, dai, facciamoci questi 10 minuti, ma che ci frega. Sempre se capitano. Per ora li stiamo lì. Ciao, una mega rapina, zitti. Una bellissima mega rapina per 5. Beh, quella è un trilione e 2, raga. Se capita è un trilione e 2, eh. È capitata. Un trilione e 2, posso costruire? Posso costruire con tanto amore. Dai che ci piace. Io mi sa che quei 10 minuti me li tengo. Perché dopo c'è l'evento buono, cavolo. Mi tenta tanto. Allora, 350 dadi. Ok, bustinina. Regalo da sogno, quindi ho una carta 5 stelle da provare a mandare a quel ragazzo. Così mi prendo la carta buona, lo faccio immediatamente perché mancano poche ore. Marco, vedi se il regalo da sogno ti piace. Vai, andiamo da regalo da sogno. Regalo da sogno di che set era? Vediamo un po' se è interessato più che altro, così almeno facciamo un bello scambio paro. Quindi il primo scambio di oggi viene utilizzato in maniera concreta e utile alla mia crescita. Ok, anche perché completare quel coso non sarebbe mica male. Perché poi dopo così abbiamo di nuovo l'inizio di collezione. Eccolo, regalo da sogno. Di è. Vediamo un po' se accetta. Primo scambio oggi andato, se Marco accetta. Grazie Marco. Allora, facciamo una bella cosa, va. Visto che tanto ci stiamo, 25 minuti. Quei 10 minuti me li tengo per l'evento di oggi. Ah, devo costruire, fermi. Ah, cassa community. Dai, poi costruiamo, voglio fare il tabellone. Ah, ok. Mi stavo dimenticando come funzionava. Allora, intanto, uno preso. Vedo un sacco di bonus amici. Io spero che siano tutti bonus amico. Così, se non va a finire su una chiave per sbaglio. Oh, sta a levare tutti quelli non bonus amici? E dai, però. Ma che è sta schifezza? No, dai, che cattiveria. Grazie comunque, ragazzi, per aver partecipato alla cassa community. Vado a costruire prima che me levano i soldi. Ok. Dovrei farcela perché, ricordatevi sempre, per sapere se il tabellone lo completate, dovete fare il primo risultato, quindi la prima struttura non costruita per 112. E sapete quanti milioni, bilioni o trilioni vi servono per fare un tabellone, ok? Per fare questo, amici, volevano 4 trilioni e qualcosa. Infatti sono avanzati 1 trilione perché stavamo a 5 trilioni e 2, ok? Quindi siamo riusciti a fare un tabellone perché hanno abbassato i costi. Perché ogni tanto, ogni periodo refreshano e abbassano i costi delle costruzioni, quindi si può fare qualche altro piccolo passetto verso il futuro. Ok, 200 dadini, portati a casa, ritornati. Olè, vai così. Noi stavamo a 165. Ok, c'è pure corsa alla tappa, quindi mi è andata proprio perfetta. Quindi oggi andrà ancora meglio, perché quello lo dovrò continuare come evento. Vai, che è successo? È rimasto bloccato. Su, metti le casette. Ah, no, c'è pure corsa al tabellone.
era corsa a tabellone pure prima. No, è tappa e tabellone. Oh, abbiamo fatto veramente tanti dati. Oggi non ce la faccio con le parole. Oggi sto veramente rincoglionito, posso dirlo? Allora, siamo messi molto bene. Non posso dire niente di male. Vedo intanto un ritira di Ciribilla. Grazie, Ciribilla. 10 dati sono sempre comodi. Ragazzi, Vincenzo, come ve lo devo dire? Non le do le carte in quella maniera, no. Ok, andiamoci a prendere pure a sto punto nel negozio. Molto felicemente, la roba giornaliera gratuita. Ricordo, ragazzi, non ho mai shoppato. Infatti, qua c'ho primo acquisto dappertutto. Per quale motivo vi dico questo? Perché è difficile che io riuscirò ad entrare nel, come si chiama, il club, quello dei magnati. Perché, ovviamente, non avendo mai shoppato neanche per sbaglio, valgo di meno come account per accedere al club magnati. Anche se ho veramente tanto tempo di gioco. Allora, ovviamente la costruzione non c'è. Facciamo così: andiamo nell'album molto a secco. Andiamo a farci il nostro regalino, come sempre, i regalini a voi. Ovviamente la carta 5 stelle l'ho già data, l'unica carta 5 stelle che mi è apparsa proprio oggi, precisa. Nel pomeriggio ne farò altre, quindi domani se fate la lista e a me mi capitano delle carte, io ve le riesco a dare, perché ovviamente oggi c'è quella lì delle carte in più che dovrebbe uscire alle 3. Quindi alle 3 giocherò, mi giocherò bene il mio per 1000, mi giocherò bene i miei bonus e speriamo di fare un sacco di carte nuove. Così, uno, vado per finire la collezione. E due, vedo carte a voi. Ok? Andiamo come sempre. Vi faccio sempre riepilogo perché non tutti. Magari c'è qualcuno di nuovo ogni tanto che capita. Quindi, non si sa mai. Allora, per avere le carte regalo da me dovete essere miei amici. Link in descrizione del video. Ci cliccate sopra e diventate amici. Se non dovesse vedere l'amicizia, mi levate e mi rimettete. Ovviamente, cioè, le volte io non faccio a tempo, quindi magari o mi scordo simili, cercherò di rileggervi il giorno dopo, spero di farcela. Tipo ieri non lo so, magari ho saltato qualcuno di voi probabilmente per colpa della visita e per tante cose durante la giornata. Quindi mi scuso, ok? Andiamo avanti, ovviamente per avere le carte regalo, nome in gioco, immagine profilo dettagliata, ogni commento che fate, mi raccomando. Do precedenza ai nostri iscritti, quindi alla nostra community, quindi iscrivetevi, mi raccomando. Importante, ovviamente se avete un nome comune, l'immagine profilo è importantissima, perché se non so tra quali mille Francesco sei tu, non te troverò mai. Piccolo esempio. Questa è la mia situazione attuale, questa è la mia collezione, se volete vedere qualche carta che vi manca in qualche collezione andate avanti e indietro, senza alcun problema, fermate il video e tornate indietro avanti per controllare le carte che vi mancano. Tanto se può fa, quindi non è un problema. E questa è la mia situazione, ragazzi. Se esce pure qualche scambio dorato, ma non l'hanno annunciato. Hanno annunciato il PEG. Quindi Magia d'Oro penso arriverà più tardi. Non lo fanno concomitanza con PEG. Sarebbe un po' troppo. Quindi penso che non sarà né domani, forse neanche dopodomani. È ancora presto. Quindi ci sarà, ma ancora no. Va bene, vado a vedere se posso regalare qualche carta di contorno. Perché le 5 stelle non ce l'ho. Ce l'ho tutte dorate. Allora, a Montaliana va la seconda carta di oggi, perché una dovrebbe essere quella dello scambio, se fa tempo ad accettare, intanto gli andiamo a mandare la carta. Montaliana, prenditi questa, sicuramente ti è utile. Orchestra. A Badr gli mandiamo la carta del set 10 stella western, perché me l'ha chiesta, gli serve, io gliela mando. Vai Badr, tutta tua. E niente ragazzi, per adesso ho fatto solo tre scambi, quindi se nel pomeriggio mi esce qualcosa, richiedetemi le carte da 5 stelle. Oppure andrò a vedere il video, quello vecchio, e vedrò se magari mi capita qualcosa per voi. Perché molti di voi mi hanno chiesto, Mordo, che mi servono le 5 stelle, oppure mi serve una carta da poter scambiare con qualcun altro 5 stelle. Oppure il solito dolci duetti che chiedete tutti, che effettivamente è pazzia. Ci sono delle carte, come vedete sempre, che mancano a tutti. Non si sa perché. Vabbè, lo fanno apposta, 100-100. Arriviamo a 1000 like ragazzi, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto, non metti per ricevere un cuoricino. Domani inizia il PEG, quindi abbiamo da fare un sacco di roba. E in più, ovviamente, quell'evento molto interessante, non sappiamo quando uscirà. Ci vediamo nel prossimo video.